questa Italia dei competenti che l'ex Premier vuole mettere in campo? Intanto già la squadra che ha messo in campo fino adesso era una squadra che aveva delle grandi professionalità e delle figure di primo piano. Credo che nell'ambito del rinnovamento si debba fare attenzione, per un verso, come è giusto che sia, alla passione e alla militanza politica territoriale, e per altro verso, ove possibile, avere un forte contributo della società civile, che è importante proprio sotto il profilo, come dire, delle competenze, delle esperienze, delle professionalità maturate nel lavoro di tutti. Ecco, nel momento in cui il PDL sta tornando alle origini con Forza Italia, i fermenti ci sono all'interno del partito, Cicchitto ieri è stato molto chiaro, sosterrà il governo, qualcuno vuole invece che si tolga la spina, è sempre l'antico discorso tra Colombo e Falchi. Insomma, qual è la situazione attuale? Intanto in genere i fermenti fanno venire buono il vino. Per cui diciamo che sotto questo profilo questo tipo di vivacità è utile e interessante. Per il resto io credo che vi sia, come dire, vi siano dei punti che sono molto chiari, e poi vi è un po' di ipocrisia. I punti chiari sono la leadership assoluta di Berlusconi e la necessità che in questo difficile momento di passaggio dal Popolo delle Libertà a Forza Italia tutti i poteri siano concentrati in una Il problema dell'appoggio o non dell'appoggio al governo mi sembra un problema vuoto, nel senso che noi appoggeremo questo governo se questo governo farà. E sotto questo profilo mi permetto di dire che nel decreto della pubblica amministrazione, nel decreto della scuola di recente emanazione, mancano le coperture finanziarie per circa 1 miliardo di euro, che la legge di stabilità crea diversi e molteplici problemi. Che equivale a dire che non è interessante, come dice Cicchitto, appoggiare il governo a prescindere. È interessante appoggiare il governo se il governo fa, e se fa nell'interesse del nostro blocco sociale di riferimento. In caso contrario non c'è davvero nessuna ragione per appoggiarlo. Dopo l'IMU si punta su Equitalia, insomma. No, ma dopo l'IMU ci sono tante cose su cui puntare. Penso, posso dire, a un contributo di solidarietà sulle pensioni che è stato già bocciato dalla Corte Costituzionale. Penso alla deindicizzazione delle pensioni fino a 2.000 euro, il che significa, come dire, diminuire la capacità di acquisto della gente, dei pensionati, in un momento di grande difficoltà economica. Penso a quell'incredibile bonus che viene fatto alle banche consentendo di ammortizzare a 18 anni le perdite di esercizio, se da 18 a 5 anni, quindi con un grande vantaggio in tema di fiscalità, senza immaginare, come dire, che una parte di questo guadagno non possa essere recuperata dallo Stato proprio per intervenire sulle pensioni minime o per l'occupazione giovanile. Penso alle risorse finanziarie che per circa 3 miliardi sono postate sulla dismissione dei beni, ma il consolidato delle finanziarie del 2010 e del 2011 ci dimostrano come quelle dismissioni di beni erano equivalenti a zero. Quindi voglio dire, ho l'impressione che vi sia molto molto da fare. Senatore, mi consenta, per quanto riguarda Berlusconiano, sì, certo. No, volevo chiederle, la mancata candidatura di Cosentino purtroppo permise la custodia cautelare dello stesso Cosentino, che in questi giorni, grazie a Dio, è ritornato a casa. Il discorso è un altro: l'atteggiamento di Angelino Alfano anche in questa circostanza non fa discutere, anche in vista della nuova segreteria politica, nel senso che sembra più uno del PD che del PDL. Noi, quando decidemmo di non candidare Nicola Cosentino, assumemmo una decisione dolorosa, nella quale sui piatti della bilancia vi erano, per un verso, la storia e la militanza politica di Nicola Cosentino e dall'altro verso, come dire, la necessità di tutelare gli interessi del blocco sociale di riferimento, che potevano essere in parte sminuiti sotto il profilo della rappresentanza parlamentare da una candidatura che era forsennatamente aggredita dalla stampa su quel profilo mediatico.
assumemmo quella decisione, giusta o sbagliata che sia, l'assumemmo. Chi furono i protagonisti di quella decisione non è, come dire, noi lo sappiamo, ma non è il caso di ricordarlo adesso. E per il resto abbiamo appreso ieri con grande soddisfazione del provvedimento del Tribunale della Libertà, che ha restituito per l'appunto la libertà a Nicola Cosentino. Siete pronti a... E siamo, come dire, particolarmente soddisfatti delle motivazioni, e cioè sostanzialmente della scoloritura sotto il profilo politico di Nicola Cosentino, che sono esattamente le stesse cose che noi dicemmo prima ancora che Nicola Cosentino entrasse in carcere, quando le venne rigettata la richiesta di revoca. Credo che sia anche, come dire, un riconoscimento di un comportamento tenuto nella fase processuale da parte di Nicola Cosentino di grande rispetto verso i magistrati. Non c'è mai stata una polemica, subito il suo processo in assoluto silenzio. E dopodiché speriamo che Nicola possa, come noi riteniamo, dimostrare la sua totale estraneità ai fatti nelle sedi giudiziarie competenti. Il partito è pronto a riabilitarlo? Il partito non è pronto a nulla. Il percorso di Nicola Cosentino è un percorso che necessariamente deve passare dalle aule di giustizia. Devo dire che le decisioni della Cassazione, la decisione del Tribunale di Santa Maria Capovetere e del Tribunale della Libertà di Santa Maria Capovetere ci inducono, come dire, a ben sperare sull'esito finale. Quando, come noi riteniamo, i giudici sanciranno l'assoluzione di Nicola Cosentino, questo poi sarà oggetto di valutazione all'interno del partito. Grazie.